Una terapia data col sorriso fa molto più effetto, quindi ecco il motivo di una serata come questa. In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, Villa Fiorita ha ospitato la festa finale del progetto di agricoltura sociale Ci vuole un fiore, promosso da Legambiente Arezzo, il Velocipide e dall'Associazione Italiana Malattie Alzheimer. All'interno della struttura si cerca di migliorare la qualità della vita e per fare questo sono fondamentali momenti di benessere, di piacere e di condivisione come questo, in cui si uniscono tante forze, quelle delle varie associazioni di Legambiente e dell'AIMA, oltre che alle nostre, all'entusiasmo dei familiari e di tutti gli operatori della struttura e della cooperativa Coenè. Che noi siamo attivi nel territorio, operativi da 20 anni e sosteniamo le famiglie in queste situazioni anche difficili da affrontare con persone che hanno questo tipo di patologia, di decadimenti cognitivi. E oggi siamo qui però non tanto per parlare di patologia quanto per festeggiare insieme e per non dimenticare chi dimentica. Il progetto Ci vuole un fiore ha visto come protagonisti i bambini dei campi estivi d'arte di Spazio Seme, i ragazzi del Velocipide, gli anziani e gli operatori di Villa Fiorita, gli operatori dell'associazione AIMA ed infine Legambiente, che hanno lavorato assieme in un percorso di agricoltura sociale, un'occasione di incontro, scambio ed inclusione. Siamo riusciti a mettere insieme anziani, bambini e orticoltura facilitata e all'interno di questi campi d'arte meravigliosi che ha organizzato lo Spazio Seme. Quindi l'energia bellissima dei bambini ci ha aiutato a legare insieme le esperienze degli anziani e i consigli che ci potevano dare per l'orticoltura.